Sono Federica Angeli e mi manda il giornale per cui lavoro. Io conoscevo la sua storia a grandi linee e quindi mi ha molto interessato quando mi hanno iniziato a raccontare la sua avventura da giornalista, da cronista, fino insomma ad arrivare alla scorta, tutta la storia della mafia di Ostia. Quasi fa caldo, si fa freddo. Lo decidiamo noi. Sono 40 anni che è così. La prima reazione che ho avuto quando il regista Claudio Bonivento mi ha contattato per dirmi che voleva trasformare la mia storia in un film è stata di stupore. Non ho mai pensato che la mia vicenda potesse comunque diventare, avere questa eco. Intanto è una storia che molta gente conosce già perché ha letto i giornali e visto i telegiornali, però qui si racconta proprio la vicenda, oltre alla vicenda giudiziaria, anche la vicenda umana della donna. Più di togliermi dall'inchiesta, che cosa devo fare? Ma che fai? Ti prendi per il culo? Qui non sei sola. Qui siamo tutti noi soli. Io penso che nella mia battaglia abbia avuto un ruolo fondamentale sicuramente mio marito. Federica e Massimo sono una coppia incredibile. Sono una coppia fantastica, magica direi. E sono una cosa sola. Forse un'altra famiglia si sarebbe sgretolata e l'idea che invece questa famiglia è rimasta unita, forse ancora più unita di quanto erano prima, è la cosa bella che può capitare e sono felice per loro che sia capitato. Da sola non sarei andata da nessuna parte, si è creato un noi, si è creato un muro piano piano, lentamente attorno a me e questa è l'arma per vincere. Questo è il messaggio, l'unione in questo caso fa veramente la forza.